E buongiorno mondo, guardate un po' qui, oggi è sabato, si riparte a pedalare. Muriel è un po' preoccupato perché il pacco che avete visto che abbiamo spedito ieri con la bici di Dini sembra che manchi una firma e il corriere lo sta riportando indietro. Ma Dini a mezzogiorno e 40 dovrebbe partire col treno, noi dovremmo partire in bici e non si sa sto pacco che fine farà. Muriel ha provato a chiamare ma non rispondono, non si capisce se può fare la firma online. Si blocca il sito quando fa la firma online e quindi vi faremo sapere e speriamo che il pacco parta perché dobbiamo partire tutti quanti insieme al pacco. Ciao ragazzi! Eccoci finalmente in strada di nuovo e ovviamente piove. Stiamo andando io e Muriel in bici in stazione mentre Dimi ha preso il pullman. La saluteremo. Incontreremo di nuovo Anna Maria e Luigi, così saluteremo per bene anche loro. Ringrazieremo ancora per la cena di ieri sera e poi si pedala lungo il fiume, l'Isar, sembra si chiami quello che parte da qui da Monaco e arriveremo di nuovo sul Danubio e sul Danubio percorreremo la ciclovia Eurovelo fino a Linz, non oggi ovviamente, che da qui sono 300 km, oggi ne faremo una cinquantina visto che partiremo dopo l'una. E con sto tempo una cinquantina sono più che buoni. O vediamo se ce la sentiamo, se migliora il clima, magari facciamo anche qualcosa in più. Ma ora sto zitto e seguo mio fratello che è ancora teso per quel pacco che non si sa che fine farà. Ora è a Düsseldorf. Game on, ragazzi, game on. Giorno 15 per me, giorno 30 per Muriel. Si va. Ragazzi, abbiamo lasciato Dimi in stazione e sta tornando a Londra. Noi siamo ripartiti e siamo in compagnia di Anna Maria che è là davanti e Luigi che è qua dietro di me, che ci accompagneranno per un pezzo per i primi chilometri del nostro viaggio, per la nostra ripartenza. Come vi ho detto, oggi abbiamo la scorta, Anna Maria, Luigi sempre là davanti che tira il gruppo. Siamo, non si vede, ma siamo sul lungo Lizard, giusto? E si pedala. Abbiamo fatto una decina di chilometri, ci scortano fin fuori Monaco e poi ci saluteremo per bene. Ma com'è bello qui, ma com'è grande qui, non è la Rai. Com'è là dietro ragazzi? Fa fresco, piove, com'è? Guarda che sotto metri, qua davanti non piove più. C'è qui dietro. Aspetta. Senta, dove devi stare, scusa? Sei a mezzo sputo. Niente, non si fanno prendere in giro. Ragazzi, è giunto il momento triste dei saluti con Anna Maria e Luigi qua dietro. Ci tocca salutarci, loro prenderanno quella strada là e noi quella strada là e sarà tutto finito. Raccontaci qualcosa, di com'è andata È andata molto con gli bene. amici italiani Molto bene. dopo 18 anni che non ci vedevamo più. Spero di rivederli presto qui a Monaco. Devo venire a recuperare la bici. C'è poco da ridere. E vi auguro buon viaggio e buon proseguimento nella vostra avventura. Luigi, lui con i suoi piatti Eh pugliesi che sì. ci ha deliziato ieri sera. No, Meno male, grazie. meno male che ci avete salvato dalla cucina crocca. È un piacere, C'è quando si scritto può. là kartoffel und Kraut. Ecco, quello è il segno del destino. Ragazzi, Funzionato perché si sono arrabbiati, vedi qua hanno fretta perché era verde.
ha un po' ragione lui, siamo fermi a un incrocio. Ragazzi, ciao a tutti. Prenditi cura di Muriel, però. Ciao. Stiamo continuando a seguire il fiume, siamo in un parco, un bosco bellissimo. Peccato che dietro di noi ci sia il sole, guardate là, e invece davanti a noi è tutto nero, tutto nero. Stiamo andando incontro alla tempesta. Speriamo che il vento la porti via come ha fatto tutto il giorno, che ci ha graziati, ha piovuto solo 10 minuti e quindi 10 minuti all'inizio, siamo sempre rimasti all'asciutto nonostante le previsioni, ma il cielo là in fondo è davvero minaccioso. E intanto ci godiamo questo parco e questo bosco, guardate che bello, guardate Muriel un po' bollito dalla notte insonne a causa di quel cavolo di pacco, ma risolveremo anche questo e lui si tranquillizzerà. Quindi buone pedalate a tutti e che il cielo non tempesti, ma lì è davvero davvero nero. Ragazzi, come vi dicevo, il cielo era minaccioso e infatti guardate come sta diluviando, ma siamo stati super fortunati questa volta. Io e il fratellone abbiamo trovato questo ponte, quindi siamo letteralmente sotto un ponte. Io sarei così, però qua pisce di brutto, perciò non so qua, anche là questa guarda qua, arriva qua, mannaggia. Vabbè, comunque siamo protetti rispetto all'altro giorno, questo temporale ce lo siamo svangati, speriamo che passi, vada via. Siamo a 3 km dal paese, dobbiamo andare a fare la spesa per cenare. Io ho messo su tenda qua. No, ma va bene, io sono andato già là a vederlo, però non capivo cosa fossero questi buchi e adesso che si sta riempendo d'acqua abbiamo capito che c'è lo scarico della strada sopra di noi, perciò la tenda non è proprio il massimo metterla qua, ma ci sono delle secchiate d'acqua che fanno paura, Vi faremo sapere se non moriamo annegati. Ciao ragazzi, a dopo. Ragazzi, com'è, come non è, ogni città, paese che visitiamo ci sono i lavori in corso. Siamo in centro, penso sullo struscio di, come si chiama il paese, Muriel? Non me lo ricordo. Freising, una roba del genere. E niente, ci sono i lavori in corso anche qua, come li chiamano qui, i baustelle. E quindi non è che vi possa far vedere poi molto, Perciò spengo e proseguiamo, che poi cerchiamo un posto dove piazzare la tenda, forse torniamo nel ponte di prima, c'era un punto molto asciutto dove poter mettere giù la tenda e stare coperti, così se piove anche stanotte fanculo, stavolta non ci bagniamo. A dopo. Ragazzi, il cielo è un po' sereno, ma visto che le previsioni danno ancora pioggia, infatti comunque là dietro bello bello non è, abbiamo deciso di tornare al ponte che già ci aveva salvati prima. Aspettate che sto facendo fatica sull'erba e in un punto un po' più imboscato rispetto a quello di prima ovviamente, e piazzeremo le tende qui, così almeno saremo salvi dalla pioggia, non dal freddo, perché in questo momento ci sono 9 gradi e questa notte sicuramente scenderà ancora di più. Questo sarà il nostro giaciglio per stanotte. Giaciglio, giusto? Giaciglio. Ah, dopo. Ragazzi, stiamo cucinando degli ottimi fagiolini che metteremo nella pasta.
questo è lo chef della serata, Murielito il raffreddato, perché ci sono 9 gradi, mi avete visto, taralli gentilmente concessi da Anna Maria, la pasta asciutta, sugo barilla da buoni italiani e via che si cucina.